Marito e padre di 7 figli, per vivere fa l'assicuratore, per apostolato il giornalista, ma soprattutto è un uomo che paga con la vita la propria coerenza cristiana. È il beato Odoardo Focherini nel libro DVD Il sorriso distintivo della santità, scritto da Vellani, Peri e Manicardi per Libreria Editrice Vaticana ed Edizioni Ave. Nato a Carpi nel 1907, si contraddistingue per la profonda fede, l'opera nell'Azione Cattolica, di cui diventa anche presidente diocesano, la collaborazione con l'Osservatore Romano e l'Avvenire d'Italia. Poi, quando comincia la persecuzione degli ebrei ad opera del regime nazifascista, Focherini si sente chiamato, per senso di carità e misericordia, ad organizzare una rete di fuga per i perseguitati verso la Svizzera. Riesce a salvarne più di 100, lo storico Giorgio Vecchio, biografo di Focherini. Dopo l'8 settembre 43, Focherini ha prima di tutto un compito, che è quello di salvare il più possibile queste persone a rischio di vita, e questa sua forte passione caritativa verso gli ebrei è la passione che ne segna la sua stessa vita, perché appunto Focherini stesso verrà arrestato, verrà deportato e non tornerà più dal lager di Hersbruck. È stato infatti riconosciuto il martirio per l'uccisione in odio alla fede avvenuta nel 1944 nel campo di concentramento tedesco di Erzsébruck. Prima aveva anche provato la durezza delle prigioni italiane. In ogni prova non aveva mai dimenticato la moglie e i figli. Le lettere che scrive dal carcere e poi dai lager sono la dimostrazione di un affetto traboccante per la sua famiglia. Però probabilmente ha calcolato che c'era un'urgenza più immediata. I suoi bambini erano piccoli, ma non correvano il rischio di vita. Gli ebrei, anziani, giovani o bambini che fossero, invece correvano il rischio di vita. E quindi c'era un'urgenza immediata a cui rispondere. E in questo sta la grandezza di Focherini e dei giusti come lui, aver colto l'urgenza del momento. Tanti i riconoscimenti conferiti alla memoria di Focherini, come il titolo di giusto tra le nazioni del memoriale dello Yad Vashem a Gerusalemme, il 5 giugno 2013 la beatificazione. Nella memoria di tutti le sue ultime parole. Dichiaro di morire nella più pura fede cattolica apostolica romana e nella piena sottomissione alla volontà di Dio, offrendo la mia vita in olocausto per la mia diocesi, per l'Azione Cattolica, per l'Avvenire d'Italia e per il ritorno della pace nel mondo.